Ancora una volta una pistoiese più pericolosa dell'avversaria, ma ancora una volta raccoglie troppo poco. Un punto contro il Pontedera che può far muovere la classifica, può tirare su un po' il morale in un periodo difficile, ma non può bastare. In una buona prestazione, dove la squadra di Mister Alvini avrebbe meritato di più, sono emersi le stesse conferme, e cioè un gioco sempre in mano, tanto impegno, idee personali interessanti, ma anche le difficoltà in fase di finalizzazione. Sono contento. La squadra sta giocando una buona partita, ha un'identità importante, l'abbiamo cambiata, ora è anche piacevole vedersi secondo me, però forse oggi meritavamo qualche cosa di più, ma lo meritavamo anche domenica, lo meritavamo anche altre partite, però non è così. Tante situazioni, tantissime, tantissime. Lì manca qualche cosa, stiamo regalando lì, però la squadra ha un'identità importante, ha una sua fisionomia ora, a me piace anche, però non punge in maniera importante. Insomma, gli arancioni fanno la partita ma non segnano. La via del gol sembra introvabile, una pecca non da poco, vista la quantità di lavoro svolta in mezzo al campo, il maggior possesso palla, ma dai 20 metri in su escono i soliti problemi. Dall'altra parte nemmeno i Granata trovano mai la stoccata vincente, seppur vantando di uno dei migliori attacchi del girone, 19 gol messi a segno. Gli uomini di Mister Indiani non perdono da più di un mese e stanno facendo un bel campionato, e su di loro, nell'undicesimo turno, pesa anche la partita di Coppa infrasettimanale. Fatto sta che preoccupano sempre poco il numero 1 ospite. Se il Pontedera sale a 17, la Pistoiese a 11. Un piccolo passettino avanti, che dovrà essere accelerato con la prossima sfida al Melani contro l'Ancona.